Ciao a tutti e bentornati nel canale. Allora, spero che vi sia piaciuta la parte di video che avete visto prima di questa. E come avrete capito, questo è il video in cui recensisco la nuovissima palette di Mulac. Ovviamente sto parlando della Different 2, che è questa meraviglia di palette che io non sapevo, come nessun'altra ovviamente, che sarebbe uscita, però diciamo che Mulac ci ha fatto una bella sorpresa per questo Black Friday. Come avete visto, ho realizzato questo trucco abbastanza strong perché volevo farvi vedere proprio al meglio questa palette. Sicuramente avrete visto altri video recensione di blogger che l'hanno ricevuta ovviamente in anticipo. Io sono riuscita ad accaparrarmela immediatamente, praticamente appena uscita, e fortunatamente dopo 2 giorni era già nelle mie mani. Mi è arrivata mercoledì, l'ho sfruttata tantissimo in questi giorni perché volevo farmi una recensione e darvi il mio parere il prima possibile, perché ovviamente ci sono i sconti, quindi conviene acquistarla immediatamente. Oggi è l'ultimo giorno in cui ci sono gli sconti sul sito di Mulac, quindi io vi consiglio assolutamente di approfittarne, come tra l'altro ho fatto io. Il packaging di questa palette è meraviglioso, è semplice però studiato nei minimi dettagli. Io lo trovo molto elegante e poi tra l'altro molto pratico, perché la palette in realtà è abbastanza piccola, nel senso ci sta tranquillamente in una mano, è leggerissima e sottile, quindi comoda anche da portare dietro. Poi ha uno specchio col quale ci si può tranquillamente truccare, infatti come avete visto io ho utilizzato semplicemente lui per truccarmi. E aprendola troviamo la solita pellicola che protegge gli ombretti, che però io andrò immediatamente a cestinare perché le trovo fastidiosissime. All'interno abbiamo 12 ombretti. La prima riga è composta da 6 ombretti dalle tonalità abbastanza nude, però come dice Cindy non sono dei nude classici ma abbastanza ricercati. E nella seconda riga invece abbiamo dei colori più strong. I primi 6 ombretti sono opachi e sono di una setosità e scrivenza veramente assurda, infatti mi hanno stupita moltissimo. E poi abbiamo altri 6 ombretti che secondo me non sono né shimmer né metallici, ma semplicemente glamour, cioè sono degli ombretti con una texture veramente pazzesca. L'unico diverso dagli altri è Expensive, che in realtà sono semplicemente dei glitter, quindi va utilizzato con una base bagnata, e ci tengo a specificarlo perché se non lo usate con una base bagnata e appiccicosa sotto, praticamente non riuscite a farlo stare su, è praticamente impossibile. Non so se si vede, ma la palette è già utilizzatissima perché da quando mi è arrivata ci ho giocato un sacco, proprio perché volevo darvi subito il mio parere e volevo capire bene come sfruttare al meglio questa palette. I colori opachi sono meravigliosi, come vi ho detto, sono veramente scriventissimi, setosissimi e si sfumano veramente molto bene. Voglio segnalarvi però 2 ombretti in particolare, che sono Call Me Queen, che è questo bordeaux che visto così è veramente meraviglioso,
E come dice Cindy, tra l'altro, nel suo video, è un colore stratificabile, nel senso che in base a quanto prodotto mettete sulla palpebra e come lo sfumate, otterrete un colore diverso. Infatti, inizialmente otterrete un fucsia, man mano che aggiungete colore riuscirete ad ottenere questa tonalità. È una cosa sicuramente innovativa, almeno per quanto riguarda gli ombretti Mulac, perché credo che non ci siano altri ombretti con questa caratteristica. Ovviamente è una cosa positiva per quanto riguarda la variazione di colori, perché potete voi decidere quale colore indossare quel giorno, anche se in realtà è sempre lo stesso ombretto. Però effettivamente potrebbe essere un po' scomodo se vi piace questo colore qua e dovete lavorarci un po' su per poterlo ottenere. Però ovviamente niente di fastidioso, ma semplicemente dovete lavorarci un po' di più. Poi c'è Ocean King, che è un colore petrolio bellissimo, veramente bello. E questo colore, ragazze, è pigmentatissimo, più degli altri forse. Non so se è la tonalità che lo rende leggermente diverso dagli altri, però ha un pigmento che veramente tinge subito. Quindi io consiglio di utilizzarlo in piccole quantità e prelevarlo poco alla volta e poi andarlo eventualmente a stratificare. Perché se andate cariche con molto prodotto, poi dopo diventa un po' difficile riuscire a toglierlo. Quindi ovviamente è meglio iniziare con poco prodotto e andare ad aggiungere piuttosto che toglierlo. Parlando invece della texture glamour, come la chiamo io, vi voglio segnalare appunto Expensive, che come vi ho detto sono semplicemente glitter. Quindi vanno utilizzati con cautela e soprattutto con una base appiccicosa sotto. Vi consiglio di utilizzarli con le dita, quindi inumidire con una base il polpastrello, andare poi a posizionare questa base dove volete applicare l'ombretto e di conseguenza con lo stesso dito andare a prelevare il prodotto e applicarlo. In questo modo riducerete al massimo il fallout e otterrete una resa pazzesca. Come vedete, appunto, come vi ho detto, appunto, sono dei glitter, quindi non avrete mai un colore pieno come quello presente nella palette, ma in base a come vi muovete, io ce l'ho qui sull'arcata sopraccigliare, in base a come vi muovete si vede o non si vede. Però quando viene colpito dalla luce, la resa è praticamente identica a questo della palette. L'altro colore da utilizzare con cautela è Royal Blood, che è questo color borgogna. Bellissimo, veramente bellissimo questo colore. È pigmentatissimo, anche questo utilizzatelo con parsimonia perché se utilizzate troppo prodotto potrebbe fare del fallout. Ovviamente non è una pecca degli ombretti Mulac, perché almeno io non ho mai riscontrato fallout in questi ombretti. Però ho notato che con questo colore in particolare, se ne applicate troppo, come ho fatto io per realizzare questo trucco esagerato, rischiate appunto di avere un po' di fallout. Per il resto tutti i colori sono bellissimi, penso l'abbiate visto anche nel trucco che ho realizzato. Mi piace proprio in generale la palette, mi sono buttata, precipitata nell'acquistarla perché io non sono riuscita ad accaparrarmi la prima e questa è una cosa che non mi è mai andata giù perché mi piaceva tantissimo. E quindi ho subito acquistato questa appena uscita. Devo dire che pensavo non si potessero realizzare dei trucchi utilizzando solo questa palette, in realtà mi sbagliavo. E da considerare il fatto che però non è una palette tradizionale, quindi non avete i soliti marroncini e beige, ma dei colori più particolari che appunto vi consentono di realizzare dei trucchi praticamente iconici. È praticamente impossibile confondere un trucco realizzato con questa palette con trucchi realizzati con altre palette. Questa era la mia opinione su questa palette, spero di essere stata abbastanza esaustiva e di aver risposto alle domande che magari vi ponevate. Se avete dei dubbi sull'acquisto, scrivetemi nei commenti e sicuramente potrò rispondervi per aiutarvi. Fatemi sapere se vi è piaciuto il video che ho realizzato. Ovviamente, se il video vi è piaciuto, lasciatemi un like che mi fa un sacco piacere, lasciatemi un commentino. E io, come sempre, vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!